prima. Abbiamo fatto gli ottavi di finale 4-0, non li avete fatti tirare in porta gli avversari. La vera domanda bravo, però, è: ti fai espellere anche questa volta ai quarti di finale per non giocare più poi semifinale finale come tuo solito, oppure no? Bella domanda. Perché no, ricordiamo a tutti che già due volte è capitato che perdi semifinale e finale perché hai dei piccoli poi... Ma nell'invernale. Nel primaverile nel no. Nel primaverile no, sono la più rilassato, c'è il sole, si sta meglio, io poi amo le zanzare. Ok, beato te, noi un po' meno. Oggi partita tranquilla insomma. No, tranquilla no. Beh. Eravamo un po' rimaneggiati, gli avversari ci hanno all'inizio un po' messo in difficoltà, poi siamo stati bravi a sfruttare le situazioni, ma poi sì, l'abbiamo messa su un binario di tranquillità. Però... Onestamente noi dal... a bordo campo abbiamo visto pochissime occasioni da gol tra gli altri, bisogna essere insomma, onesti nell'analisi. Ma non è mai facile all'inizio, però queste partite ci si tiene, quindi c'è sempre un po' di tensione, poi pian piano ci siamo sciolti. Bene, vabbè, ha fatto un'intervista come al solito, estremamente diplomatica. Tutt'altro che in campo. Oggettivamente la vedremo, la potrete vedere su Zona Gol Sport 2 in differita integrale per constatare che avevo ragione io e meno te. Poi loro hanno fatto pochissimi tiri. Ma le maglie degli avversari erano splendide, io ero... Ah, perché sei interista? Ok, abbiamo anche questo difetto, chissà se lo rivedremo in semifinale, è una promessa, speriamo, vediamo, alla prossima sarà fallo da dietro, contro o fallo da dietro oppure Real Viale. Ce la bustiamo. Due bellissime squadre, due squadre molto forti, chi preferisci tra le due? I blu, il fallo da dietro, fallo secondo da dietro. Te sono più deboli del Real Viale? No, hanno una maglia che mi piace di più. Ah, basta la maglia un po'.